Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Riccardo, benvenuti in questo video. Il 29 settembre sono stato intervistato da Marco e Giuseppe di Gay Day 2, nata come un'emittente radiofonica e successivamente approdata sui social. Vi lascerò in descrizione la loro pagina Facebook e il loro omonimo canale di YouTube, ma non voglio parlare molto. Bensì voglio lasciare spazio all'intervista che è stata un po' rivista dal punto di vista del copyright e di alcune parole sensibili per non far emozionare YouTube che oramai è diventato un sito di castigati. Buona visione. Buonasera Marco! Buonasera Boncri, 21.00, ovviamente siete in diretta non solo con Marco, non solo con Boncri, ma soprattutto con tutte le persone che ci stanno ascoltando qui sulla pagina Facebook di Gay Day 2. E Boncri, io non ti vedo nella solita postazione. Dove sei? Sono arrivoli. Ma sono arrivoli. Da Madrid sei andato a finire a Rivoli? Com'è possibile? Ma c'ho casa con giardino, con terrazzo, sono diventato ricco qua, eh. Sei diventato ricco, quindi adesso No, non più. semplicemente sono scappato da Madrid e mi ha dato rifugio mia sorella. Ho capito. Beh, però ti vedo, devo dire che l'aria di Torino barra Rivoli ti sta facendo bene comunque. Dai, di la cazzata, sentiamo. No, ti trovo bene. Non posso farti un complimento uno? Eh no, perché mi fa strano tutto qua. No, sei sempre il Guarda che già solito Max ti prevenuto. dice non fare arrabbiare Boncri, No, tra Marco. le altre cose dobbiamo dire a Max che io so tutto, che tu vorresti che io non conducessi più Gay Day 2. Voglio ricordarti, mio caro Max, che qui chi ha inventato Gay Day 2 sono io. Se esiste Boncri, l'ho inventato Sì, ma io, se Gay Day 2 ha il successo che ha, è grazie a me. Senti, Max, ok? spodestiamo questa persona inutile ed entra tu in conduzione con me. Sicuramente faresti ridere molto di più. Dai, no, lo dobbiamo invitare, Max, assolutamente. Allora, Io lo voglio. innanzitutto ricordiamo che Gay Day 2 è un programma interattivo, infatti voi potete commentare qui sotto e mentre ci sono i commenti, noi li possiamo mettere in highlight, quindi possiamo appunto farli vedere in sovraimpressione. Vuoi mettere un commento, giusto uno? Ecco, eh sì, quello di tua Mia sorella, sorella scusa, che perché. mi sta Sì. seguendo dall'altra stanza. Ecco, perfetto, insomma, e sì, siamo strafelici. Questa puntata, Boncri, è una puntata che tu lo sai, noi abbiamo un po' paura, ma non perché, insomma, l'argomento è un argomento brutto, ma perché non sappiamo se ne siamo all'altezza. Sicuramente Boncri non lo è, Vabbè, però. tu tanto meno, non ti No, preoccupare. perché abbiamo deciso quest'anno con Gidi 2 di trattare proprio dei temi, quelli belli, proprio spessi, importanti. E stasera, Boncri, sai di che cosa parliamo? Parliamo di disabilità e persone LGBT. E abbiamo un ospite che veramente è stradivertente, ma al tempo stesso ci finalmente darà un po' di spiegazioni su questo mondo, perché anche noi non ne sappiamo tanto. Quindi insieme a voi cercheremo di entrare in questo mondo e capirne qualcosa di più. Ed è per questo che noi siamo felicissimi veramente questa sera di parlare di questo tema. È la prima volta che in 10 anni noi lo facciamo in Gay Day 2. Noi questo 2020, visto che è un anno di merda, abbiamo deciso di portarlo con Esatto, delle sfide, giusto, Boncri? perché se non ci complichiamo la vita non siamo felici, quindi Assolutamente eccoci qua, no. pronti per Senti, voi. quali sono i tuoi piani queste settimane a Torino? Hai già scaricato Grindr, suppongo, stai già incontrando persone. Sei a casa di tua sorella, ma li puoi far venire a casa di tua sorella? No, non mi sembra il caso. Vado io, Quindi vado io. fai gite fuori porta, Farò giusto? gite fuori porta. Gite Domani, fuori tra l'altro, porta. ho una cena galante. Mi hanno invitato perfino a cena.
Ma davvero? Chi è quel disgraziato che ti ha invitato a cena? Quel povero rincoglionito. Ne parliamo poi in privato, ne parliamo poi in privato. Però vedi, faccio ancora colpo, nonostante la mia età e la mia bruttezza. E soprattutto i tuoi chili in eccesso. Allora, Boncri, come ben sapete tutti voi, Gay dei Due è anche un programma interattivo. Vuol dire che potete scriverci, ma soprattutto è il programma in cui c'è il tempio della musica. Boncri, infatti, il nostro DJ, appunto dell'edicola, seleziona ogni settimana per voi i peggiori remix Remix della storia. serale. Esatto. Questa sera ci fai sentire che cosa come prima canzone. Stasera una canzone che ha spopolato per tutta l'estate. Ecco. Questa è A Quindi. un passo dalla luna di Rocco Hunt e Anna Mena. Chi? Mena! Anna Mena, Mena. Chi è Anna Mena? È una delle province di Bari, più o meno, da quelle parti là. A tra poco con Riccardo. 21.07, devo leggere questo commento di Max che ti sta scrivendo. Ah. Intanto arriva anche un ospite, vieni, vieni. Guarda chi c'è! L'asilo Mamma Mariuccia qua mia! Stasera. Oh, c'è tutta la famiglia riunita. Siamo in Allora, diretta, leggi il vieni. commento di Max. Sentiamo. Cos'è questa TV Trash? Sì, dai. Male Boncri, propongo la sua espulsione dal programma. Hai Ok, sentito? ecco, allora Fuori! sai cosa diciamo a Max? Fuori! Va bene, mentre siamo andati, ricordo sempre Max che Gay dei Due l'ho creato io, quindi chi decide chi andare fuori sono io, mio caro, Sì, ma sono come ha io. detto lui prima, io l'ho portato al successo. Al successo, va bene. Allora, Boncri, mentre ti ricordo che quando siamo in canzone magari ti metti in muto perché quando starnutisci non è bello, soprattutto in periodo di Covid, sentire i tuoi starnuti, grazie. Nel frattempo possiamo dire che abbiamo un ospite mega galattico per parlare di questo tema che è omosessualità, LGBT, diciamo, e disabilità. Lui è Riccardo, ma prima di farlo entrare, anzi, mettiamolo direttamente in video con noi, mentre lo facciamo entrare, Riccardo, per Ciao. te ti facciamo sentire il jingle che abbiamo proprio scelto per te. Zucchina, zucchina, mi sento birichina, birichina, mi piace la zucchina, zucchina, mi sento Birichina, birichina. Allora, ti piace la zucchina, Riccardo? Sì, direi proprio. Molto, molto bene. Allora, Riccardo, tu hai già visto delle puntate di Gay dei Due, quindi sai come funziona, giusto? Certo, l'hai costretto. Poverino. Allora, sai che ad ogni ospite noi facciamo delle domande molto. Cos'hai tu, Boncri? Ho la mia bacchetta magica. Per la carità, ci mancava solo la bacchetta magica. Allora, nome, Riccardo, età, 30, orientamento sessuale. gay. Guarda, già questo ci piace, Riccardo, già sei arrivato a 100 punti proprio, già solo dicendo gay. Professione, Disoccupato. un tuo pregio. So ascoltare. Ecco, a differenza di Boncri, che invece di ascolto proprio a zero, no? Vabbè, comunque, visto che sei disoccupato, magari se c'è qualcuno all'ascolto che può dare un lavoro a Riccardo, approfittiamone, no? Grazie. Cosa sai fare? Cosa sai fare? Eh beh, nel curriculum non valgono. Allora, il tuo curriculum qual è? Scusami, Boncri, sei pompa, è una Ciao, pagina buonasera. bianca. Esatto. Dai, dici cosa sai fare, Ricky. Ho studiato inglese, francese e spagnolo, anche se Mira, non pratico da riesci un a po'. parlare in spagnolo? Sì. Anch'io ho studiato lo spagnolo grazie ai pop. Lo so perfettamente, soprattutto quelli latinoamericani. Ti chiedo se Becca, aiutarmi non a tenere guardare un più la poco di puntata, ti pratica. prego, perché non è per te, mi sa. Allora, Riccardo, cosa stavi dicendo? Dicevo, si chiede se aiutarmi a tenere un poco di pratica per me, va bene? Ecco, è claro che Ecco. sì.
Va bene, una puntata in spagnolo, va bene. No, Un tuo difetto invece, Riccardo? sono ansioso. Se, ecco, come me, praticamente. Io sono ansioso, Boncri. No, per niente, figurati. Quando mai? Possiamo togliere i commenti di Max, per cortesia? Perché dobbiamo tenerli in Perché mi piacciono sovraimpressione? così tanto. Non avevo dubbi. Senti, sei favorevole o contrario, Riccardo, al matrimonio egualitario? Assolutamente favorevole, anzi, non solo in due. Quindi sei anche favorevole all'adozione di co alle coppie gay, giusto? Sì, Ok, in allora, due, tu. benissimo. Allora, Riccardo, vorrei che tu salutassi me, Boncri, e tutti gli ascoltatori di Gay Day 2 a modo tuo. Ciao a tutti, ascoltatori di Gay Day 2, mi raccomando, attenti e curiosi perché voglio tante domande e buona visione. Perfetto, guarda, quindi Riccardo Boncri ha già fatto un appello alle persone che ci stanno ascoltando, Ciao Luca. è aperto a rispondere a qualunque vostra domanda, tanto lo so dove voi volete andare a puntare, perché vi conosco, belli porcellini, so che alla fine andrete a puntare lì e Riccardo non si tirerà indietro, No, giusto? assolutamente. Esatto, molto molto bene. Allora Boncri, facciamo presentare a Riccardo la prossima canzone? Ok, la prossima canzone Sì, è di con un po' più di gioia. La prossima canzone è di Pitbull con Rain Over Me. Vai, Ok, Riccardo. Riccardo, è tutto tuo lo stage. Andiamo avanti con la prossima canzone, Rain Over Me di Pitbull. Buon ascolto. A tra Tra poco su poco. Gede 2. Un quarto e siete in diretta sulle frequenze di Gay Day 2. Questa sera parliamo di un tema veramente molto 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 interessante, che è quello che è la disabilità e persone LGBT. E per far questo abbiamo un ospite spettacolare, d'eccezione, che parla 25.000 lingue contemporaneamente ed è il nostro bellissimo Riccardino. Allora, Riccardo, io con te entrerei un pochino nel vivo della puntata e vorrei iniziare proprio dalla tua disabilità, perché quando parliamo di disabilità parliamo veramente di un ventaglio di possibilità enormi. Entriamo un po' nella tua Esatto. specifica. Che tipo di disabilità hai, Riccardo? Allora, io ho una diagnosi di tetraparesi spastica che deve il suo nome a un prefisso greco che vuol dire quattro, quindi tutti e quattro gli arti sono coinvolti. Ce ne sono diverse forme, diciamo così, per comodità parliamo soltanto di quello che ho io. Le mani, penso che un pochettino qualcosa si veda, Sì. praticamente non mi danno, ecco, tutta la funzionalità che darebbero una persona, diciamo così, tra virgolette, sana. E poi mi devo spostare su una sedia a rotelle. Un'altra caratteristica importante è che praticamente tutta la muscolatura è più rigida del normale, per cui anche una persona magra, quale sono io, pesa un pochino di più. Cioè, uno mi deve sollevare, a volte rimane anche un po' stupido, dice ammazza, però pesi. Il motivo, ecco, è un po' questo. E Riccardo, hai questa disabilità dalla nascita? Sì, per un problema al parto. Ok, quindi tu sei Diciamo nato. che Quindi tu gli sei nato. ospedali non erano ancora molto moderni e informati. Ma non lo sono neanche tanto adesso, ma comunque insomma, Infatti. vabbè, lasciamo perdere la Sì. critica sugli ospedali. Quindi tu hai questa disabilità dalla nascita, è una disabilità che in un qualche modo limita in tutti i movimenti e anche in tutti gli spostamenti. Cioè, faccio un esempio Esatto. molto semplice, no? Tu non è che domani puoi prendere e decidere vado a visitare una città, perché anche nello spostamento di prendere e andare da un'altra parte, immagino che ci debbano essere tutta una serie di accortezze. Esatto. A che Anzitutto, età hai prendiamo. preso? Scusa. Scusami, Riccardo. Vai, Riccardo, vai, vai. Prendiamo ad esempio il treno, che è il mezzo Sì, più prendiamo il comune, treno. soprattutto per chi non è patentato, come il sottoscritto che non è patentato. A parte, vabbè, l'ovvio, qualcuno che mi accompagna in stazione, siccome non tutti i treni ancora sono adeguati, come può essere magari in città estere, qui bisogna usufruire
dell'assistenza disabili, che tra l'altro vuole un preavviso di minimo 24 ore. Quindi se io, non so, domani mattina scopro che domani pomeriggio devo partire, sono un po' affari miei, in questo senso. Ok, quindi tu innanzitutto non è che puoi recarti da solo in stazione, anche per andare in stazione, lo dico, possono essere delle domande banali, Riccardo, ma proprio per far capire come la vita è No, completamente diversa rispetto alle persone che ci stanno ascoltando, no? Quindi anche se Riccardo domani decide di prendere il treno, perché tra le altre cose non puoi guidare, giusto Riccardo? diciamo che non ho fatto le visite per scoprire se potresti donare o meno per un fattore economico. Ok, quindi tra le altre cose c'è anche tutto un aspetto economico che bisogna tenere in considerazione, però a prescindere da questo, Riccardo non si può muovere spontaneamente da solo, ha sempre bisogno di un supporto per andare in stazione, per prendere un aereo, ma anche per recarsi a fare la spesa, giusto Riccardo? Assolutamente Ok, in casa ti muovi da solo, riesci a muoverti da solo? sì. Sì, abbastanza autonomamente, gli spazi interni non sono un grosso problema. Ok, quindi all'interno delle quattro mura si riesce a muovere da solo. Riccardo, quando deve andare nell'ambiente esterno, ti inizia ad Esatto. essere un problema. Inizia ad essere un problema e soprattutto inizia anche ad avere una vita limitante. A che Esatto. età tu hai iniziato a capire di essere diverso, cioè i tuoi ricordi che tu hai, no? Rispetto magari alle scuole, no? All'asilo, alla scuola elementare, a che età tu hai capito di essere diverso? Penso con l'ingresso alle medie di poterti dire, perché non è che prima non me ne accorgessi che non potevo fare determinate cose, però per un motivo o per un altro comunque non ho ricordi del fatto che non fosse pesato prima. Quindi intorno alle medie e sei mai stato preso in giro per la tua disabilità? Disabilità no, però devo fare un salto in avanti. Omosessualità, prima ancora che me ne accorgessi io, sì. Ok, però questo sull'omosessualità non voglio Ecco mettere perché troppa roba al fuoco. ho Sì, dimmi detto Riccardo. dalle medie, perché è arrivato un po' tutto insieme, sia quello che Insomma, è proprio un adesso. uragano in piena, giusto perché le medie sono già un momento semplice, vero Bonkri? No, Mettiamoci dentro infatti. essere gay, essere disabili, insomma, Sì. tutto insieme. Qual è la difficoltà che tu, che da bambino probabilmente ti faceva stare più male, no? Riguardante la tua disabilità, sapendo di non poter fare determinate cose, qual è la cosa che ti faceva stare più male tra Quando queste? mi sono accorto che alcune persone proprio, non nascondevano affatto il loro abilismo, che così si chiama la fobia della disabilità, e quindi mi hanno fatto capire una cosa che sì, mi era chiara, però non mi ero reso conto fino a che punto potesse arrivare, nel senso, nel rapporto con gli altri. Rimarcavano questa differenza fra te e Sì, loro, giusto? esatto. Quindi in realtà la cosa che fa più male non è tanto magari il sapere di non poter fare determinate cose o poterle fare magari in maniera differente, in maniera Esatto. limitata, ma il fatto che gli altri facciano notare questa differenza fra te e, come dici tu, appunto, le persone che non hanno, che sono abili in questo caso, no? Esatto. Ed è quello che secondo me si deve centrare più probabilmente l'argomento di stasera, no? Il fatto Sì. di non far marcare questa differenza fra te e gli altri, perché è vero che tu hai una disabilità e che probabilmente farai e fai delle cose differenti, le fai in maniera differente rispetto a noi, però questo non ti impedisce di poter fare tutto quello che in realtà vorresti, lo fai solo in Sì. maniera differente. Riccardo, un'altra domanda. Dimmi. Le persone, perché la tua disabilità è una disabilità che si vede subito, no? È subito visibile, Esatto. sei su una sedia a rotelle. Hai mai sentito che ci fosse dell'imbarazzo da parte di chi si rapprontava con te? Molto spesso, soprattutto da quando mi sono trasferito qui 9 anni fa. Ci puoi raccontare magari qualche esempio, giusto per capire? Allora, c'è un pregiudizio vigente, molto comune, che
in qualche modo collega la disabilità fisica, che è l'unica che ho io per fortuna, a un'eventuale disabilità cognitiva. Quindi c'è questo modo errato di non sfatare affatto il dubbio, no? Nel senso, esempio pratico, una volta mi è successo che una persona che non mi aveva mai visto fino a quel momento, ma che conosceva, le altre due che mi accompagnavano, se ne esce, ma lui parla. Come? E come se parla Riccardo, e come? Ha una bella parlantina. Una bella, anzi, cinque diverse lingue, cinque diverse parlantine, quindi ti può mandare a Guarda. fa... Chiedo scusa, ti può mandare a fa... Già dovrò mettere un sacco di bip per le prime puntate quando passerò sul canale. È così, noi che di due siamo ruspanti, Riccardo, siamo Sì, no, così. anch'io. Esatto. Nella vita di tutti i giorni, anch'io. Allora, ti Senti, faccio... Ah, ma Ricky, scusa. ma domanda. Diversamente abile o disabile? Le scuole di pensiero sono diverse, ti posso dire quello che penso io. Io penso che le cose vadano chiamate con il proprio nome, quindi disabile, che diversamente sia un modo per indorare una pillola che tanto rimane sempre male. E mentre Riccardo ti arrivano un mucchio di, insomma, di complimenti, sei adorabile Riccardo, Grazie. ti mandano dei cuori, tra parentesi salutiamo la nostra Erika, ma secondo me, tra parentesi ci scrive Max, un abbraccio Riccardo, la puntata di oggi mi tocca in particolare, ho avuto mio papà disabile e so di difficoltà che le persone come Riccardo devono affrontare, un grande abbraccio. C'è però una domanda che lui fa, che secondo me è molto interessante, esiste la fobia sulla disabilità? Cioè, c'è qualcuno che ha paura di te, secondo te, quando ti incontra? Puoi Sì. darci un esempio, giusto per capire? Esempio può essere quello che mi succede di continuo ogni volta che dal vivo, mi sono trovato a fare una proposta semplicissima, quale perché non andiamo a bere una cosa? Mentre a un abile tu dici non ho voglia. C'è questa cosa per questo ostacolo per cui con me è un peccato essere sinceri in quanto disabile. E quindi, ma sai, sono sempre incasinato, il lavoro di qua e di là, poi magari ce li hai su Facebook e vedi che ogni settimana vanno al Sono a bar. bere lì a sbevazzare, a È sbevazzare. Guarda, successo? Riccardo, quando si tratta di bere, io non ti dirò mai di no, quindi chiedimelo senza problemi. Mannaggia, Sempre. ti sei trasferito, no, però. Oppure, Riccardo, visto che è una Vengo vita vuota, attivo avanti. visto che è una vita vuota e non esco più, se vuoi possiamo veramente andare a bere perché non ho più una vita sociale io ultimamente. Certo, perché dovreste vederlo il sabato sera, Marco. È tardi, è sonno, e che posto di merda, e non mi piace, e andiamocene, cambiamo, è Il normale che commento quella di notte non Dario è ti va bene. importante. Sì, leggiamo il commento di Dario, infatti, hai ragione, a parte prendermi per il culo, che bon, che questa puntata ho capito già. Dario ci scrive, eccomi qui, sono un disabile invisibile, ipovedente e ipoacustico, io non sono d'accordo sul... Ipoacusico. Ipoacusico, scusatemi. Io non sono d'accordo sul diversamente abile. Un Allora, altro che la pensa come me. esatto. Io, Dario, ti direi, innanzitutto siamo molto contenti che tu ci abbia scritto perché vuol dire che è un tema che comunque tocca molto da vicino molti, alcuni di voi. Però, soprattutto, se hai voglia di venire in puntata, magari ci puoi scrivere in privato, ti facciamo entrare in puntata perché questa è proprio la puntata per far vedere che di disabilità non ce n'è solo una, ma ce ne sono tante ed è anche giusto Assolutamente. parlare di tutte le disabilità che si vogliono, tra virgolette, mettere un po' in gioco, a confronto, perché quello che sta facendo Riccardo non è semplice, ragazzi, venire in radio con voi, rispondere alle domande, eccetera, e avere le palle per farlo, significa veramente fare un lavoro di educazione, no? E di confronto. E noi l'abbiamo detto fin da subito, siamo ignoranti sul tema. Sia io che Boncri, Boncri soprattutto, siamo completamente ignoranti sul tema. Quindi, ragazzi, abbiamo bisogno di Riccardo e di persone come Dario per imparare. Questo è L'altro assolutamente. Le persone sono importanti e più se ne raccontano, più riusciamo a diffondere il messaggio. Quindi, apertissimi.
Riccardo, dici tutto. Dario, mi ricordo una cosa importante, anche la stessa ipotesi di dare per scontato che una persona che non ha qualcosa di visibile stia bene, rientra sempre nello spettro dell'abilismo. Bene, benissimo. Allora, Dario, ti aspettiamo in puntata. Scriveci in privato o la nostra mail gaydei2@hotmail.it. Allora, Boncri, direi che possiamo sentirci una canzone dopo questo, perché dopo vogliamo parlare di roba più sporca, no? Vogliamo andare sulla sessualità, lo sai, Riccardo, che noi vogliamo Sì. entrare nel marcio. Non vi Cosa. preoccupate di santo, solo la faccia. E con questa Forse neanche quella. ci possiamo sentire Dici? la prossima canzone. Dai, Ok. sentiamo. Qual è Boncri? Questa canzone la dedico a tutti noi. Questa è Beautiful di Così, Christina Aguilera. così. A tutti noi, perché siamo tutti bellissimi. A tra poco con Gay Day 2. Ho messo solo quel faccione di Marco e ci siamo tutti spaventati. Marco, gentilmente mi metti il Sì, commento di Dario? eccolo. Allora, Dario ci invita domani sera alla diretta di Noisy Vision, scusami se non lo dico bene, Sessualità e Limiti, un tema che Giusto. in qualche modo state affrontando. Non me lo devi cambiare, E Marco, no, però. perché si chiama Noisy Vision Onlus, per Ah, questo, ok, Noisy un tema che in Vision qualche modo Onlus. state trattando anche voi, niente, non ce la può fare, state fermo, non ce la fa, poi sarò felice di essere dei vostri, quindi mi raccomando, seguitelo, Noisy Noisy, Vision. Noisy, Noisy, Noisy sei Noisy capiuscia Vision stasera. Onlus, mi raccomando, seguite Dario e chissà che appunto non sarà dei nostri nelle prossime puntate. Assolutamente sì. Tra le altre cose, io oggi ho il controllo un po' della regia e come avete notato, delle volte metto così dei banner che mi piacciono tantissimo. No, in realtà Sì. profumo stasera, Dio batteria. sinceramente. Allora, ci chiedono anche se dopo vediamo Simone. Sì, assolutamente, Max, lo vediamo Simone con i suoi Con Simone bicipiti. aperto. Così Simone aperto. Allora, Riccardo, entriamo invece nel discorso del tuo orientamento sessuale, perché tu sei un bellissimo ragazzo gay come me, Boncri, ok? Detto anche Froscio. Allora, mio caro Riccardo, ah no, c'è una cosa che volevo ricordare prima: il canale di Riccardo non l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato, ma se volete andate a seguire il canale di Riccardo che si chiama True Colors, giusto, Riccardo? True Colors, mettete like, 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 ci sono una serie di video che parlano anche del tema di disabilità, giusto? E penso che metterà anche questa puntata, se non diciamo troppe parolacce. Metterò un sacco di beep. Beep, 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 sarà un beep, 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 beep. Allora, Ricky, stavamo dicendo, omosessualità, quando l'hai scoperto? Allora, diciamo che c'è un periodo dove adesso mi accorgo che già lo sapevo, però la consapevolezza è arrivata un po' dopo. Già dalle elementari potevo avere dei comportamenti che dopo ci ho pensato e dice, cavolo, lo sapevi, diciamo. Ma la consapevolezza mia vera e propria è arrivata sempre nelle famigerate medie, ancora una volta le Che cazzo è successo a ste medie, Riccardo? che mi sono presa la prima cotta. Per chi? Come Ah, si e chi era? chiamava? Come si sentiamo il nome? Già, già il Era un nome è un compagno programma. di classe Si chiamava? che si chiamava Enrico. È fatta. Enrico sapeva di questa tua cotta? Enrico il polso amico? Il bello è che lo sapevano loro, ma io manco mi rendevo conto che era una cotta, perché era talmente naturale per me, cioè che io la vedevo più come una vicinanza un po' più Un'amicizia un stretta, po' ma più non. stretta. Quindi tu, diciamo, ti infatui di questo Enrico e come tutti noi alle medie, perché tutti noi abbiamo un compo. Come si chiamava il tuo bunker alle medie? Non ce n'era solo uno, in Il realtà. primo che ti sei infatuato, dai, il mio si chiamava Daniele, il E il tuo mio bunker Stefano. Stefano, ecco, come Stefano, come Daniele e come Enrico non ci cagavano di pezza, loro pensavano alle tette,
al calcio, a qualunque altra identica cosa che seguire noi povere ragazzine tristi che tornavamo a casa e guardavamo Sailor Moon e ci immaginavamo che il nostro Milord era Enrico, Stefano o Daniele. Giusto, Riccardo? È Giusto. andata così, perché lo sappiamo, la storia è Poi sempre di la stessa. fatto c'è stato questo episodio che tanto breve, do dove se ne sono accorti prima gli altri di me. Ogni tanto mi cambiavano di banco, a un certo punto mi mettono come vicino di banco Enrico e i compagnetti, piccoli e nuovi che crescono, cosa fanno? Iniziano a venire uno dopo l'altro, proprio a fila, davano la mano a Enrico e dicevano auguri. Ah, che bello! Che bella questa cosa! Due, tre, quattro volte, dopodiché questo Enrico, giustamente l'avrei fatto anch'io al suo posto, inizia a dire: ma scusate, auguri per cosa? Per il matrimonio, no? Vi siete sposati. Minchia, Sì, ragazzi! proprio. Cioè, proprio minchia, Che proprio qua capezzi di boh, merda! qua c'è di tutto di me. Se vogliamo trovare, però sappiamo che i ragazzini possono essere un po' cattivi, un po' tanto cattivi, soprattutto nel periodo delle medie. Ce lo ricorda Laura, a cui noi mandiamo un bacione, dice quanto è tenera questa storia. Come docente nelle medie ne ho osservate tante storie così, ed è per questo che è importante, ragazzi, andare nelle scuole e parlare di questi temi nelle scuole. È fondamentale perché delle parole dette così possono avere a volte degli svolti estremamente negativi. E Riccardo, tu come ti sei Esatto. sentito quando hanno fatto questo tipo di battuta? Ma lì per lì non mi sono reso conto subito dell'impatto, ci ho riflettuto, però lì per lì ho detto: ma come, cosa stanno dicendo questi? Cioè, per me è un mio amico, ci voglio stare vicino, non voglio sposare nessuno. Poi dopo avrei elaborato e dico: cavolo, però quello era un comportamento, ma parliamo di anni di distanza. No, Cioè, era non un so, ecco. consapevolezza arriva anni dopo di quello Sì. che ti è successo, come normale. Esatto. Però proviamo ad andare oltre il periodo delle medie, che abbiamo capito è stata una Sì. merda. Quindi Riccardo, vorrei proprio Non dirti ti che preoccupare. esatto, è proprio stato una merda per tutti. E da lì poi dal periodo delle medie per noi è arrivata tutta un'altra serie di traumi che non voglio parlare, non voglio. Bonkri ha persino perso i capelli, vedi un po'. Detto questo, subito, appena finito le medie sono No, scesi dai, quello è tutti. successo leggermente dopo, Marco, non è successo alle medie. Quindi, tranquillo. Ah, siamo andati avanti, andiamo nelle superiori, andiamo nel liceo, no? Insomma, non so che istituto tu abbia fatto. Lì, che cosa è successo? Hai preso un po' più, pochino più consapevolezza della tua omosessualità, immagino. Sì, diciamo che poi è apparso chiaro a me prima di tutto, però Ok. siccome la prima reazione mia è stata di paura per qualcosa come 6 anni non l'ha saputo nessuno. Quindi Quindi tu tu. per 6 anni hai preso consapevolezza, cioè durante questi 6 anni eri consapevole della tua omosessualità, ma non avevi il coraggio di parlarne apertamente o di fare coming out con qualcuno, giusto? Di fare caminotto non se ne parlava proprio in quel periodo. Soltanto mezza volta ho espresso ad una persona che sentivo in quel periodo, dissi: sai, ho paura di essere gay, punto. È stato E l'unico questa persona spazio. cosa ti ha risposto? Ma no, ma cosa dici? Figurati, Ma no, figurati. sarà un periodo, sarà un passaggio della tua vita, no? Quello che si dice sempre, no? Sì. Già fai parte di una minoranza perché sei disabile, ne vuoi pur far parte di un'altra e vuoi essere pure Esatto. gay? Cioè, voglio dire, Adesso è diciamo che ti. diventata una battuta che tiro fuori io. Esatto. Ma senti, altra domanda, però a un certo punto a qualcuno l'hai detto della tua omosessualità, no? Chi è stata la prima persona a cui l'hai detto? Sì, ho fatto l'insano errore di cominciare dalla mamma. Ok. Vuoi raccontare com'è andata? Sì, qualcosa possiamo dire. In realtà Ok. ho avuto una fase che chiedo scusa ai bisessuali, ma ci siamo passati parecchi. Ho avuto una prima fase in cui il mio cervello pensava che se avessi detto bisessuale sarei stato più accettato, quindi la prima volta ho detto bisessuale, Come salutato i bisessuali. me, E presente, presente. poi dopo un annetto ho capito che esplorare l'altro sesso non mi fregava nulla al di fuori dell'amicizia, e quindi diciamo che è arrivato il secondo.
Quindi con tua mamma sei arrivato a dire prima bisessuale, ma sei arrivato a dire anche no, forse mamma sono solo gay? Sì, all'uno che all'altro. Al primo ha reagito con non è possibile perché la bisessualità non esiste. Beh, certo, Certo, ovviamente, ovviamente. Oppure siamo tutti bisessuali, perché poi ci sono le due varianti, no, del rovescio della medaglia. E ai tuoi amici, cioè chi è stata la prima persona oltre alla tua mamma a cui l'hai detto? è la migliore amica del tempo. Ok, qual è stata la sua reazione? All'inizio buona, però poi quando un paio d'anni dopo mi sono trasferito, che ha fatto di tutto per perdere i contatti, ho pensato che fosse tanto buona, ma era un po' una finta e quindi abbia approfittato del mio trasferimento per Per chiudere il rapporto con te. rompere. Tu dove Sì. vivevi prima, Riccardo? Io sono originario della provincia di Taranto. Di Ok, Taranto. E adesso dove vivi? a Grosseto, purtroppo. Non è bella, Grosseto? No, non è bella, ma ti stupirò, non per l'omofobia. Per Non cosa? ho quasi ricevuto nessun episodio di omofobia e quel poco era molto flebile, comunque, niente di che. È molto più abilista che omofoba. Ok, quindi qua ragazzi dobbiamo fare allarme rosso. Se c'è qualcuno a Grosseto oppure insomma nei dintorni di Grosseto, bisogna andare nelle scuole, bisogna fare qualcosa a Grosseto per iniziare a lavorare sulla cultura delle differenze, vero? Esatto. Sei mai... Puoi darci un esempio di quanto sei stato discriminato a Grosseto, giusto per far capire che cosa significa? L'ultimo l'esempio dell'ultimo telefono acquistato, che quello mi ricordo più nitidamente perché l'ho preso più o meno un anno fa, mese più, mese meno. Mi sono avvicinato al banco parlando con il commesso, quello assunto a tutti gli effetti che può vendere, no? Perché poi c'era anche la stagista e poi ho fatto un plauso d'onore alla stagista. Dopo mi avvicino al commesso e dico: guardi, vorrei acquistare un cellulare con caratteristiche XYZ e stavo dando un'occhiata. Dopodiché, quando ormai avevo più o meno scelto, siamo passati alla stagista, che benedetta stagista, non lo so, sarà che forse era più giovane, ha parlato con me normalmente, tutto tranquillo, niente da dire. A quel punto c'era una fase di documenti che si fanno normalmente, no? Quando compri un oggetto di tecnologia, e il commesso di prima, il primo, ha pensato bene di rivolgersi agli accompagnatori. Allora, questi ve li lascio a voi. Quindi a volte sono anche delle cose, tra virgolette, sottili, no? Sì, non è sempre una cosa palese del tipo non verrei mai alle tonte, anzi, è più facile che sia sottile. È molto più Ma noi facile sai che sia cosa sottile. diciamo al commesso? Ma Cosa? vaffan. Adesso, però possiamo dire una cosa per spezzare una lancia a favore del commesso? Spesso queste Cavolo. persone non lo fanno con cattiveria, lo fanno perché non sono state educate a vedere le diversità, no? Lo vediamo anche in tante reazioni omofobe che noi vediamo spesso su di noi, sulle persone omosessuali. A volte non ci si rende conto che le parole e gli atteggiamenti possono far male e sono sinonimo di un qualcosa che non va, perché quando uno prende consapevolezza della propria omofobia o appunto della propria intolleranza verso le differenze, allora a quel punto può fare un percorso. Spesso queste persone non ne prendono consapevolezza. Tu glielo fai notare? Gliel'hai fatto notare a questo commesso? Diciamo che sono un po' stufo perché 9 anni che arrivano, allora ogni tanto Certo. soffitto più per nervoso che per altro, ecco, non per qualcosa. Certo. Riguardo il commento che hai fatto, in parte ti do ragione, però dico anche un'altra cosa. Sì. L'avrei capito se non avessi parlato prima del fatto, e quindi ci poteva Esatto. essere quell'abilismo sottile del forse non parla. Che è Però fastidioso uguale, però posso no, no, anche. no, ma io sono d'accordo con te, il Però, commento. dal momento che mi hai sentito parlare, dire: Parlare. guardi, avrei bisogno di un telefono così, così e così, dovrebbe almeno essere superata una prima barriera
Ok. No, ma io gusti sono all'interazione. d'accordissimo con te. Volevo solo dire che spesso siamo noi a dover educare gli altri e lo dobbiamo fare tutti i giorni. Poi capisco che dal lato tuo uno è un po' stanco, no, di farlo, perché dopo tanti anni è stanco. Tra le altre cose, volevo leggerti questo commento di Dario ed è bello perché questa è la cosa che mi piace di Gay Day 2, che si creano poi dei rapporti, si creano delle amicizie, si Reti. creano de delle reti, si creano del network. Le persone rivedono delle volte le puntate, noi questo lo sappiamo, e ricontattano i nostri ospiti per saperne qualcosa di più. E Riccardo lo potete seguire appunto sul suo canale YouTube True Colors, ma anche potete scrivergli su Facebook, è una persona fenomenale, fantastica e soprattutto vi risponderà. E lui ci scrive: Dario, io ho tanti amici a Grosseto, ti faccio conoscere i ragazzi del circolino. Sì. Fatta da Riccardo, Dai. ce li abbiamo gente un pochino intelligente a Grosseto, l'abbiamo trovata. Allora, io direi che possiamo andare in canzone e dopo tu non te la sfanghi, sai che devi giocare con noi. Sei Sì, lo so. pronto? Prontissimo. Ok, Io allora, no. come no, tu sei quello che decide il gioco, è l'unica puntata in cui hai Faccia. scelto il gioco. Senti, Vai. allora facciamo così, facciamo presentare la canzone a Riccardo, andiamo per ordini, per ordine. Allora, la canzone è di Rihanna con Sì, ma con Wizard. un po' più di verve, cioè Boncri, non è che devi essere. E Stai come te lo facendo devo dire? Scusa, di facendo i Rihanna. saltellini, se vuoi faccio, Con non la so, bacchetta, mi lancio dalla finestra, tira come fuori vuoi sta che faccia? bacchetta, tira fuori sta bacchetta. Allora, Riccardo, la canzone è We Found Love di Rihanna. Dai, presentala tu. Vai, Ricky. E ascoltiamo We Found Love di Rihanna. A dopo. Scelte musicali di Boncri sono sempre fantastiche, questi remix che partono dopo 3 ore di canzone non c'è niente, insomma, Infatti te Boncri, l'ho dove li detto, scegli? facciamo così, dalla prossima settimana le prepari tu le canzoni, così non No, perché scaschi poi le dopo scarpe. rompi, no, perché dopo poi No, rompi, ti no, conosco, no, no. perché tu poi quando vieni in Metti. Italia sei ancora più rompicoglioni di quando sei in Spagna, questo è il problema, Sì? quindi arrivi, sì, Trovi? trovo, mio caro lo Prossima trovo. settimana condurrai il programma con Max. Va bene? Tu lo conduci. Tu No, lo no, conduci. conducilo tu, conducilo tu, così almeno te la vedi con lui, te la vedi con lui, tranquillo. Va bene, va bene, va bene. Allora, Riccardo, sei pronto a giocare con noi? Ok, Prontissimo. allora funziona così il gioco. Cosa sta facendo Fock? Vuoi Mi chiamavo per spiegare? il gioco? Vuoi spiegare il gioco? Allora, intanto chiedo in regia di mettere il jingle per cortesia. Allora, come funziona il gioco? Boncri, come funziona il gioco? Si vede la cosa qua, la La lavagnetta. lavagna luminosa, sì. No, non è Si luminosa, vede. sono io che la illumino però. Allora, io vi disegnerò qualcosa e voi dovete capire che cos'è. Cos'è? Molto semplice. Ok. Ok. Ovviamente metterò in atto i miei 5 anni di liceo artistico. Quindi, allora, ma cosa facciamo? Io e Riccardo giochiamo insieme o contro? No, giocate contro, vediamo chi indovina prima. Ok, Madonna mia. Ma perché queste robe? Ma Allora, perché? inizio. Ditemi se si vede. Sì, ok. Un piatto. Ma ci sei tu davanti, non si riesce a Ho capire. capito. Facciamolo finire, vediamo un po'. Una caraffa. No. Ah, è un flash jack. Cos'è? Come non No, sapete? Non sai cos'è il flash jack? Adesso, poi te lo racconto dopo. Un vibratore? Ma non si capisce. guarda che ci sono anche le tacchette qua. Ah, quello per far diventare il.
cazzo? No, sai quello, guarda, che pompi? Sai che quello che pompi? Ma cosa esce da lì? Esce qualcosa, se te lo dico lo capisci. Ma fatta così è una roba fallica. Più o meno. Diciamo che si utilizza in età da bimbo, da neonato, ecco. Ragazzi, allora potete aiutarci nei commenti sotto, se pensate a qualcosa, potete aiutarci. Ah, neonato hai detto, allora è un biberon? Bravissimo Riccardo! No, scusami Riccardo, scusa, ma dove l'hai visto? Vedi, c'è anche scritto 100 ml. Ma non, no, si legge! No, siccome ha detto una cosa per i neonati... Scusami. Mi è sembrato di conoscere là, come si chiama? Quello dai, di... la faccio più difficile! La faccio più difficile! Allora... Madonna, sto blocco... questo dai, che cos'è dai, ma che cos'è? Un'asta, una bacchetta, questo però non, ma nel frattempo ci dice se ci state ascoltando, perché vi siete morti nei commenti, cioè la gente continua, secondo me li abbiamo persi col gioco tutti. Facebook non aveva gradito la canzone di Rihanna. Ma no, dai, su! Non ci scacca più nessun Robog! Se ne sono andati via tutti! Questo gioco ha fatto una merda! Dai! Cos'è? Questo è un bastone! È luminoso! Ha una luna dentro! C'è qualcuno che lo impugna, che lo agita. No, niente. Una bacchetta magica. Più o meno. Lo scettro di Sailor Moon. Bravi! Cosa ha detto? Lo scettro di Sailor Moon. Lo scettro lunare di Sailor Moon. No, Vabbè, ma di qualcosa almeno. No, io dico che siamo... Cioè, questo gioco veramente di duro. Sono tutti morti, nessuno sta rispondendo più. Io direi che la chiudiamo qua. Sta roba la chiudiamo qua, Andiamo in canzone. Senti, ma è colpa tua, cosa vuoi da me? No, è stato un gioco... Sta anche cadendo la lavagnetta. Allora, sentite, andiamo in canzone, va bon. Perché è stata il delirio questo gioco, dai. Ah, aspetta, Raona, c'è un doppione, devi mettere quello dopo. Quindi la prossima... la prossima canzone è Rolling in the Deep di Adele. Va bene, dateci news di voi, perché tra poco giochiamo, cioè parliamo con Riccardo di qualcosa di un po' più hot, più interessante. Avvivatevi. Esatto. Bentornati su Gate 2, Marco. Non so cosa sta succedendo. A quanto no, pare... dice che non è più disponibile. Io non lo so se vogliamo fare un'altra diretta. Non vorrei che siamo stati bloccati. Cioè... No, nel senso che, ragazzi, abbiamo avuto un problema tecnico. E purtroppo sembra che ci hanno bloccato la diretta per le tue canzoni, Bonkri, quindi io l'ho detto che non dobbiamo più metterle le canzoni, tu non no, le dobbiamo mettere le canzoni, però nel frattempo diteci se ci state ascoltando, se ci state vedendo, perché almeno ci date informazione che la diretta può riprendere e siamo sempre qui con Riccardo per parlare sempre di omosessualità e disabilità, però vedo che le persone si stanno aumentando, quindi si stanno collegando, quindi diteci solamente che commentateci qui sotto che ci state guardando e noi andiamo avanti con la diretta. Abbiamo avuto un problema, come lo dicevo, tecnico, ma torniamo, siamo sempre a noi, non ci ammazza nessuno. Perfetto, ci siete. Allora, torniamo a parlare con Riccardo. Riccardo, il tema era questo, riformulo la domanda. Ma il rapporto con le altre persone, con gli altri omosessuali, c'è? Cioè tu sei su Grindr, ad esempio? L'ho tolto per assenza di interazione. Però c'eri su Grindr. C'ero, sì, ci sono stato. E cosa succedeva? Vorrei proprio sapere, nel senso che tu
ti palesavi già la tua disabilità? Sì, io lo dico sempre. Ok, e E quindi. quali sono le risposte solitamente su Grindr della tua disabilità? Allora, no, su Grindr proprio non ha mai interagito nessuno. Ti posso parlare per altre dating Cioè, app. no, scusami, Perché fammi capire una cosa, tu hai scritto a qualcuno su Grindr? sì, uno praticamente, perché poi vedi, il resto tutto spam. Mi arrivava solo spam. Sì, ma tu hai scritto a qualcuno? Sì, ho scritto a una persona, sì, una E qual è volta. stata la risposta? Il nulla. Cioè, tu hai scritto: ciao, buongiorno, ciao, sono Riccardo, come stai? E Sì, una cosa lui del non ti ha genere. No, non ho risposto. risposto. Non ti saprei manco neanche dire se il motivo fosse la disabilità o meno, proprio perché non ha parlato semplicemente. Perfetto, mi sembra proprio la gente che usa questi strumenti, che la usa sempre nel me. Grindr ha rovinato questa generazione, lo voglio dire scritto come grande come una casa. Mi dispiace fare la vecchia, ma Grindr ha rovinato questa generazione. Lo posso Però poi dire lo che usiamo, Marco, capito? lo Noi usiamo lo perché non ci usiamo, sono altri modi, no? ci lamentiamo tutti, però poi lo utilizziamo. Perché non ci sono altri modi per conoscere altri gay. Comunque, insomma. Esatto, Scusa quello è il Riccardo, vai. problema, soprattutto nelle realtà un pochino più ristrette, proprio di dimensione, non di mentalità, ma di dimensione. Purtroppo, ragazzi, io lo dico per chi si è collegato adesso, siamo qui in diretta su GD2, abbiamo fatto una puntata, la prima parte della puntata la trovate nei video precedenti, quindi andate su appunto playlist, trovate la puntata che purtroppo ci è stata bloccata per via della musica, quindi sarà disponibile probabilmente fra 7 giorni, perché noi manderemo una contestazione al nostro caro amico Facebook. Nel frattempo stiamo sempre parlando con Riccardo di disabilità e omosessualità, e la domanda è normale, però come fai a Sì. incontrare persone, Riccardo? Come faccio a incontrare persone? Con le altre app, Tipo? fondamentalmente, salvo rare eccezioni, qualche volta è capitato su Facebook, ma molto meno. Ho avuto Badoo fino a qualche giorno fa, che poi mi ha un po' schifato. Quindi praticamente ho scambiato il contatto Telegram con l'unico che salvavo, e adesso ci stiamo sentendo su Telegram con questo ragazzo. Mentre ho mantenuto Planet Romeo e Ma Riccardo, domanda diretta, puoi anche decidere di, Berbu. Devi. ovviamente, di non rispondere. Hai avuto rapporti con qualcuno? Rari, rari fatti, sì, ma è successo. È successo, ok. Ed è successo con persone che tu hai frequentato, hai conosciuto, o persone che magari è stata una conoscenza così occasionale? Diciamo che io sono andato un po' a periodi. La maggior parte del periodo avrei voluto frequentare, ma in tutta la vita ci sono riuscito solo una volta. Tutto il resto, cose occasionali. Quindi possiamo dire che tu puoi tranquillamente, sotto quel punto di vista, avere un rapporto normale, tra virgolette, Sì, passami la parola, giusto? non ci sono grossissime differenze. Quindi, insomma, scopriamo questa risposta. Appunto. Quindi, No, perché ragazzi. questo è un argomento, secondo me, una parte magari un po' delicata, però è importante da affrontare, nel Certo. senso Sì, che no, assolutamente. magari la maggior parte delle persone fa un'associazione di disabilità uguale a sessualità. Non è. Esatto, anzi, c'è un'associazione ben precisa che è disabilità uguale impotenza. Sbattiamo. E Esatto. Sbattiamo invece questa cosa. no, Riccardo ce l'ha duro. l'impotenza è propria soltanto delle lesioni spinali. Anzi, posso fare una battuta brutta, ma la devo fare? Poiché Devi. Riccardo è più rigido degli altri, anche lì è più rigido di tutte le altre persone. Allora, Ricky, la domanda quindi è spontanea. Sei single in questo momento? Sì. Ma sei in cerca? Vorresti avere un compagno? Sì, mi piacerebbe molto. Ti piacerebbe avere un compagno? E in tuo aiuto arrivi al Gay Day 2, perché Gay Day 2 arriva dappertutto. Noi abbiamo provato con Boncri, non ci siamo riusciti. Adesso ci proviamo con te. C'è un gioco che si chiama Uomini e Uomini.
Intanto Raone, infatti, condividi lo schermo di YouTube gentilmente. Ma Raone è andata anche lei in tilt, siamo andati un po' in tilt con il fatto che... Allora, Uomini e Uomini funziona così, che c'è una... Raone, mettiamoci tutti e tre però. Sì, aspetta un attimo a far partire il jingle, Raone, un secondo. Qua purtroppo Riccardo l'abbiamo scelta perché è bella, ma non perché è intelligente. Allora, funziona sì, perché... così. Non vedevo neanche quella roba lì che ti ho tutto detto. Quindi... Allora, fai così, Bonkri, spiega come funziona Uomini e Uomini e io intanto mi metto nelle mie vesti, ok? Certo. Allora, Riccardo, hai un minuto di tempo per poterti presentare e quindi dire quali sono le qualità, i tuoi pregi e chi sei e dirci ovviamente cosa cerchi, quindi il tuo uomo ideale come lo cerchi. Ma per fare questo abbiamo bisogno di lei, della regina delle coppie d'Italia, lei che ha fatto accoppiare praticamente l'85% delle persone omosessuali e eterosessuali d'Italia. Chi è se non è lei? La grandissima Maria De Filippi. Vieni, vieni qui con noi. Buonasera, buonasera. Allora, puoi far partire il jingle, Raona, mentre mangi? Grazie. Allora, buonasera, ciao Riccardo. Ciao Maria. Ciao, sono Maria De Filippi dei poveri, come tu mi senti? Slava, no? Ecco, Maria De Filippi dei poveri. Allora, come ha detto Bonkri, tu hai un minuto di tempo per presentarti e per cercare, per fare in modo che la tua anima gemella ti possa contattare. Ricordo che chiunque voglia giocare a Uomini e Uomini può mandarci una cartolina alla casella postale 1010 Cologno Monzese, giusto Bonkri? Sì, io direi più a Lecco, e lì è probabile che la riceviamo. No, gaydi2@mail.it. Vai Riccardo. Okay. Ciao a tutti, sono Riccardo, ho 30 anni, vivo a Grosseto, ma non significa per forza che debba viverci per sempre, anzi, sono disposto a seguire la mia anima gemella ovunque. Abbiamo capito che Grosseto la odi. La odi, lui se ne vuole andare da lì. Quindi state in Svizzera, lui viene in Svizzera, state a Miami, lui viene a Miami, non c'è problema. Due cuffie. Vivete a Bassano del Grappa, pure lì. No, Bassano del Grappa con i veneti no, vabbè, abbiamo già dato. Andiamo avanti. Quello che cerco essenzialmente in un uomo intanto che sia risolto, quindi non dobbiamo assolutamente nasconderci perché non fa parte della mia natura e della mia filosofia di vita. L'occhio si vuole la sua parte, ma il 20%, l'80% è quello che viene... questo l'80%, certo. Senti, come deve essere? Cosa guardi, la prima cosa che guardi in un uomo? Lo sguardo, nell'insieme, non solo gli occhi, quello che mi trasmette è lo sguardo. Quando uno ammicca. Anche volendo. Quando uno ammicca. Senti, range di età? Ma diciamo dalla mia età a seguire. Quindi dai 30 in su, ragazzi, se avete più di 30 anni siete single e siete dappertutto tranne che a Grosseto, e per voi Riccardo, ok? Deve essere ricco? Dai, no. Mettiamocelo anche. Potete anche essere un casalingo di Voghera, lui si trasferisce a Voghera. È importante. Ok, quindi ricordo, è rigido, è bello, è intelligente, insomma, che volete di più? Ce l'hai grosso, Riccardo, possiamo dire questo? Sì. Ce l'ha pure grosso! Ce l'ha pure grosso! Bene, vogliamo testimonianza fotografica più tardi. Grazie, nei retroscena. Ah, nei retroscena, perché altrimenti siamo ancora di nuovo. Eh no, noi dobbiamo vedere, noi se vogliamo promuovere dobbiamo vedere, mio caro Riccardo, noi dobbiamo toccare con mano. Toccare con mano così ti possiamo vendere meglio. Esatto. Esatto, va bene, allora guarda, direi io che... quasi ti suggerirei di aprire un canale OnlyFans. Secondo me ti faresti i soldi. Tanto lo apre chiunque, lo sai che oramai tra un po' lo apre anche Bonk il canale OnlyFans. Sto vedendo che tutti aprono OnlyFans. Marco, tu non lo fare. Marco, tu però non lo fare perché io vorrei aprirlo. Non avresti molto successo, sinceramente. Ma non è vero, sai che io sono amante dei piedi, sto diventando amante dei piedi.
Sì, poi i tuoi che sono particolarmente brutti. Volevo farli vedere, scusatemi, volevo farli vedere i piedi. Guardate che ok, finiamo la diretta. Andiamo in canzone. Qual è la prossima canzone, Bonkri? Allora, se il nostro, la nostra Rona riesce a metterla, la prossima canzone, perché non ce la bloccano. Sì. Questa è di Selena Gomez con Come and Get It. Ma che canzone è? Secondo me questa non la blocca. Non so perché ho il sentore che questa non la blocchino, perché... Ma scusatemi, ma che canzone era questa, Bonkri? Ma che ne so, ma che ne so. E guarda, è una tortura sta cosa delle canzoni. Non dobbiamo più farla, ti prego. Non possiamo, perché la gente vuole sentire le canzoni, vero? Anzi, possiamo far aprire un sondaggio. Se volete le canzoni, scriveteci, perché ecco, allora, ragazzi, vi prego, vi scongiuro, le volete le canzoni su Gede 2, ma dobbiamo proprio metterle? O almeno, se dobbiamo mettere, datemi un'alternativa, perché io non ce la faccio più. Cioè, non ce la facciamo più, vabbè. Cioè, sentite, allora, abbiamo, Riccardo, abbiamo una persona che ogni settimana ci allieta con i suoi bicipiti, ha un nome di una rubrica, giusto, Bonkri? Sì, si chiama Simone Aberto. Aberto? Abierto in Abierto. Spagnolo. Abierto. Quindi chiederei in regia di far partire il jingle e lui è Simone. Buonasera, Simone. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. Come sta andando in palestra? Bene, ma non vado in palestra. Ah, no, la scorsa settimana... Ma dove sei? Puoi metterti fisso? Ma dov'è cos'è una cosa? Ma cos'è, una ballerina? È una lampada. Ah, è una lampada. Ok, allora... Riesci a mettere il cellulare fermo in un punto? Non ce la può fare. Fermo, ogni volta o hai batuage, o non ci sta guardando, o... Questa... Ci stavi ascoltando? Sì, certo. Volevo fare complimenti a Riccardo. Che falso. Ragazzo, molto, molto tenero. Ma non è vero, vi ascoltate. Bene, mi dovete trattare male. Cioè, non hai qualcuno da presentargli in Sardegna, Riccardo? No. No, perché tanto non lo trovi tu, quindi figurati, non è che ce l'abbiamo anche per gli altri. Esatto, perfetto. Allora, di che cosa ci parli? Ora abbassa gentilmente il jingle. Sì, perché... Anche perché io ho un'età. E non la Rona, la Rona, noi le mandiamo un bacio, ma stasera, dopo che è andata la diretta, è andata in crash, non ce la fa più. Allora, possiamo dirlo quanti anni hai, Simone? Io? E chi io? Sì, tu. 37. E si vedono tutti. Non mi toccare, Simone, Giuseppe, non me lo toccare, ok? Allora, Simone scrive sulla nostra pagina Facebook, Riccardo, ogni settimana fa le cose, scrive le cose intelligenti, perché noi siamo stupidi, come ci hai visto fino adesso, quindi lui fa un po' quello acculturato. Di che cosa ci parli questa settimana, mio caro Simone? Parliamo dell'argomento che ha scosso l'Italia tutta la settimana. Quale sarà? Gabriel Garco. Il duello tra Trump e Joe Biden? No. Il coming out di Gabriel Garco. Lo sapevo. Tac, ti volevo là. Sentiamo la tua visione. Perché venerdì sera, durante la puntata del Grande Fratello, dopo il caso, questo caso che non si sa se esiste o non esiste, sembrerebbe che l'agenzia chiedesse ai loro iscritti di mentire su alcuni aspetti, tra cui l'età e la sessualità. E Gabriel Garco confessa quello che lui ha definito il segreto di Pulcinella. Ora, a me non è che interessa più di tanto che Gabriel Garco sia gay, nel senso che lo sapevano anche le palme nane qui in Sardegna, ma ci fa piacere che l'abbia detto, anzi siamo molto contenti. Ci interessa più che altro quello che ha sconvolto, quello che ha creato, e cioè il problema se sia utile o meno fare coming out, soprattutto se sia un personaggio pubblico, perché ci sono state varie reazioni, chi dice che ha fatto bene, chi dice che ha fatto male, chi dice che se lo sentiva ha fatto bene a farlo, ma che è una scelta privata, eccetera. Io dico la mia. Raona, togli furore nel frattempo, che io sento furore di sottofondo, toglilo, grazie. Niente, Raona non ce la può fare. Abbia fatto bene.
abbia fatto bene, anche se tardivamente abbia fatto bene, perché comunque il fatto che un'agenzia obblighi un, probabilmente, non lo sappiamo, ma esempi ne abbiamo tanti, un artista a mentire sul proprio orientamento sessuale proprio per i ruoli che gli vengono assegnati, credo che abbia fatto bene a rompere, a scardinare un po' questo sistema. E comunque perché, secondo me, non siamo ancora in un'epoca nel quale possiamo evitare di farlo, no? Perché tutti dicono, sì, ma chi se ne frega se uno è etero, se uno è gay? È vero. Se fosse però un mondo diverso, se l'Italia fosse un paese diverso. Esatto. Non vorrei che dietro questo fatto di dire ma chi se ne frega, chi importa, non sia più che altro in realtà il modo per nascondere o per paura di dirlo e di dichiararsi. Allora, bravo Gabriel, soprattutto che dà coraggio magari a chi non ci riesce in famiglia, a scuola, magari vive vessazioni e non ce la fa, è comunque un buon esempio, magari non il migliore, però è comunque un esempio. Perché guarda, diciamo la verità, in Italia abbiamo forse qualcosa la stiamo raggiungendo, abbiamo raggiunto le unioni civili, forse a breve avremo questa maledetta legge contro l'omotransfobia, ma purtroppo è ancora troppo importante fare coming out in Italia, come in tantissimi altri paesi del mondo, anche per carità. Però... Sì, dimmi. Fino all'altro giorno piangevamo una ragazza vittima di omotransfobia, quindi voglio dire... Esatto. Guarda Simo, io sono assolutamente d'accordo con te, lo sai, ho fatto anche un post proprio sull'importanza del coming out, sul valore politico, sul valore sociale del coming out. Sono un po' triste sinceramente di aver visto tantissimi commenti in cui veniva detto ma non c'è bisogno più di farlo, viviamo in un'epoca in cui io posso amare chi voglio e nessuno deve sapere chi amo, cioè cose del genere, cioè veramente delle robe che al posto di andare oltre vanno indietro, questo è quello che mi appare ultimamente. Ed è questo il motivo per cui noi abbiamo deciso con KD2 di fare come ogni anno, di fare una puntata sul coming out e sull'importanza del coming out. Questo è veramente un qualche cosa di estremamente importante che noi vogliamo appunto ricordare, no? Io ogni anno con Bonkers diciamo ma quest'anno lo dobbiamo di nuovo rifare il coming out, dobbiamo ridirci le stesse cose. Effettivamente c'è bisogno di ridirci le stesse cose, che il coming out ha un valore politico, che il coming out è fondamentale e che non è vero che non siamo in un'epoca in cui non devo dire chi amo. Io devo dirlo, perché viviamo in una società in cui in continuazione noi riceviamo coming out eterosessuali, quando parliamo alle macchinette del caffè con il nostro collega, quando siamo fuori a cena, esatto, con i nostri amici, e quindi è fondamentale che anche le persone gay facciano coming out per una questione di educazione, perché purtroppo, come diceva Simone, siamo ancora in un mondo in cui le persone vengono picchiate per il loro orientamento sessuale, quindi non ci raccontiamo delle puttane in cui non c'è più bisogno, in cui andiamo siamo più edulcorati e non c'è bisogno di dirlo. No, c'è bisogno di dirlo, c'è bisogno, come c'è bisogno del Pride, come ci sono ancora bisogno di tante altre cose. E quando non ci sarà più bisogno, allora finalmente io sarò morto oramai, però c'è bisogno di, c'è bisogno che Gay dei Due si chiami Gay dei Due. Io lo dico oramai da anni, no, questo programma non si chiamerà mai Friendly 2, non si chiamerà mai Rainbow 2, si chiamerà Gay dei Due, perché la parola gay deve essere utilizzata. Punto, mi sono incazzato. Sì. Ci vuole. Ci tengo solo a precisare una cosa, adesso non sappiamo ovviamente se Garco abbia avuto dei problemi legati all'accettazione della sua omosessualità, ma immaginiamo di sì, immaginiamo che Gabriel Garco effettivamente nell'arco della sua vita fino ad oggi abbia avuto problemi in quanto riguardante la sua accettazione. Quindi è giusto fare coming out nel momento in cui noi ci sentiamo pronti di farlo, cioè non voglio che passi neanche il messaggio, certo, che una persona si deve sentire costretta a farlo quando non si sente di farlo. Quindi bisogna fare un proprio percorso. Quando si è terminato il proprio percorso e si è preso consapevolezza e coscienza
della propria omosessualità in una maniera più serena da parte di chi la sta affrontando, allora lì sì che è il momento giusto. Ciò che magari secondo me è opinabile, ok, è la questione della maniera, dei modi che magari, certo, della modalità con cui è stato fatto, perché lì mi puzza effettivamente un po' di spettacolarizzazione. Esatto, di averlo voluto fare perché non si parlava un po' di tempo di lui e perché da un po' che non si vede, nelle scene. Almeno ne abbiamo parlato, almeno abbiamo parlato. Però ci sta, però ci sta, perché tu sei un personaggio televisivo, menti, tra virgolette, mentre fai televisione, ti riveli. Ma soprattutto, stavi così bene, invecchiare è bello, ragazzi. Invecchiate normalmente senza farvi le punture. Guardate Bog, come è invecchiato. Ma poverino. Va bene, senti. Così faccio effetto d'urso e sembro giovanissimo. Fai effetto Mortizia, questo fai effetto. Dai, andiamo in canzone, che qua c'ho gente a cena. 22:30, dai, qual è la prossima canzone di Gay Day 2? Sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. La prossima. Qual è la un bacione, Simone. Ciao, ciao. Guarda, ti manda un bacio anche Riccardo. Dai, qual è la prossima canzone di Gay Day 2? Sì, ciao, basta, vattene, ciao. Ci ascoltiamo Summertime Sadness, visto che ormai l'estate è finita e lei è felice. Purtroppo la canzone. Ricordavo la voce di Lana Del Rey leggermente diversa, ma non importa. Oramai è così. Oramai è queste canzoni sono così, sono presi. Sai quando c'erano le musicassette dei marocchini, no? Che ti vendevano. Tu non so se eri già in quel periodo, ma io mi ricordo che avevo comprato le Spice Girl, le musicassette delle Spice Girl, e c'erano degli uomini che cantavano le Spice Girl. Io ci ho rimasto talmente io di merda. Rinnovo la domanda: se avete per caso una possibilità di mettere musica senza che ci blocchino, per favore ditecelo, che noi insomma vi delizieremo con della musica un po' più decente, ecco. E intanto il nostro Ray ci dice che non gli importa della musica, ma gli importa di noi. Ti mandiamo un bacione. Mandiamo un bacione ai ragazzi di YouCore, ai ragazzi di Gay Life, ai ragazzi di Style Man, tutti i ragazzi che insomma ci seguono anche grazie a loro. Quelli che ci faranno la diretta in concomitanza. Chi è che ci fa la diretta in concomitanza? Qual è il gruppo che oramai sta facendo Style Man, la diretta? Grazie, ringraziamo. È successo una volta, glielo perdoniamo. Gli vogliamo bene. Vi voglio ricordare che la prossima settimana, e sono molto 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 emozionato nel dirvelo perché sono un loro grandissimo fan, avremo le Karma B, ragazzi, cioè degli ospiti internazionali solo qua su Gay Day 2. Quindi non e le Karma A quando vengono? E le Karma A non esistono, quindi non vengono. Sì. Tra l'altro noi possiamo considerarci, Marco, le Karma B in versione senza parrucca. Dici? Sì, vedrai, lo vedrai prossima settimana in diretta. Sono molto emozionato, davvero. Basta. Perché ti sei bloccato? No, sono molto emozionato e si blocca. Vabbè, comunque non perdetevi la puntata di prossima settimana. È emozionante, sono emozionatissimo. Bravissimo Riccardo, io ti ringrazio per questa puntata, perché secondo me è servita soprattutto a me, perché come diceva Marco sono molto ignorante in questo riguardante questo tema. Mi è servito tanto, ho capito tante cose che evidentemente a volte do per scontato, che non ci pensiamo. Quindi ti ringrazio per la tua testimonianza, ti ringrazio per la persona che sei, per questa ora e mezza passata insieme parlando di cose serie, ma anche per esserti messo in gioco con noi in modo divertente.
È Sì, stato un io piacere ci su tengo tutta la linea. veramente a ringraziarti. Noi avevamo un po' paura nel fare questa puntata, Riccardo, ti dico la verità, perché avevamo paura di dire delle cose sbagliate o di affrontare il tema in modo non corretto. Noi quello che abbiamo deciso è di mantenere il format di Che dei Due, scherzando molto sopra sull'argomento, perché è giusto farlo, secondo me. E tu sei stato estremamente al gioco e ci hai permesso soprattutto di imparare delle cose nuove. Sei una persona dolcissima, ma al tempo stesso un bellissimo ragazzo, intelligentissimo, e quindi sai che insieme a tutti gli ascoltatori di Che dei Due, da oggi hai degli amici aggiuntivi che ti verranno a prendere in stazione qualora tu voglia venire a Torino o qualora tu voglia andare a Madrid a trovare Bonk. Io non te lo consiglio perché insomma non è che sia tutto questo bel vedere, ma comunque se vuoi andare anche Bonk, so che ti va. Puoi andarlo a trovare. Sì, no, tra l'altro ho un carissimo amico vicino a Torino che devo ancora vedere, sta a benedetta distanza, quindi Allora potrei. noi ti aspettiamo veramente a braccia aperte, e sono sicuro che tutte le persone che hanno guardato questa diretta, purtroppo frazionata in due, ricordo che la puntata precedente potete andare a rivederla, la parte precedente rimane salvata in video playlist, trovate sia questa puntata che tutte le puntate di questa stagione, della stagione precedente, quella con Katiuscia, quella con Candiero di una Bottom, quella con Alex, che abbiamo parlato di intersessualità. Quindi insomma, se la volete ri riascoltare, a volte può avere spunti diversi. Riccardo, ripeto, grazie mille. C'è qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori di Che dei Due? Qualcosa in più? Non so se avete voglia di far passare il mio nome completo, così magari mi cercano su Facebook. Assolutamente Se... sì. Allora, poi non so se si può fare sul banner. Ok, sì, credo ci provo. Ti chiami Riccardo, mi ricordi il cognome? Merelli. Ok, allora potete aggiungere Riccardo Merelli su Facebook se volete appunto parlare con lui. E Riccardo è una persona magica e quindi sicuramente andate sul suo canale True Colors perché lui pubblica sempre dei contenuti nuovi. Quindi io sono sicuro che tutte le persone che ci hanno visto ti chiederanno l'amicizia, ma ne sono sicuro al Vi 100%. aspetto. Perfetto. Benissimo. Che cos'altro dirci, Bonkri? Che io ti ringrazio e soprattutto ci vediamo, no? Tra poco. Cioè, tanto siamo a distanza di 2 chilometri, manco 2 chilometri e mezzo. No, mi spiace, sono un po' impegnato. Vabbè, esco Ma con si è Riccardo. bloccato il tuo video? Sì, meno male, guarda, andiamo via. Guardate, questa è la cattiveria di Bonkri che si blocca il video. Io ringrazio. Io ringrazio Riccardo, ringrazio Bonkri, ringrazio tutti voi. Vi do appuntamento a martedì prossimo, ovviamente sulle frequenze di Che dei Due con le Karma B. Un bacione, ciao Grazie a voi. Ciao a ragazzi, buona tutti. settimana. Ciao! Siete sempre gay! Andiamo in canzone? Raona? Ringrazio anche Raona in regia. Grazie. A martedì prossimo, Raona è così. Ciao! Ma noi le vogliamo bene, l'amiamo. A Raona.